Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gossip Drums. Come potete vedere, non sono nel mio solito studio, ma sono qui immerso nel paradiso delle batterie da Play Music Store a Milano. Oggi, dato che ho la possibilità di provare quello che voglio, voglio fare un confronto tra batterie elettroniche. Come potete vedere, qui davanti ho già montata una batteria F-Note 7, quindi il top di gamma F-Note. Voglio confrontarla con un'altra batteria che ho lì dietro, che è la Roland VAD. Dopo vi dirò quale VAD, perché ce ne sono vari tipi, ma è un modello veramente già molto 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 alto. Quindi batterie elettroniche super prestanti. Dato che mi avete chiesto molto spesso di fare questo confronto tra F-Note e Roland, eccomi qua, il posto giusto per farlo è in negozio, quindi andiamo con questo confronto. Non vedo l'ora di vedere qual è la migliore delle due, quindi parto con la sigla e poi parto a suonare. Allora, prima cosa, mi metto le cuffiotte, altrimenti la batteria elettronica non la sento. Allora, queste sono batterie elettroniche che non sembrano batterie elettroniche, perché come potete vedere i fusti sono dei fusti normalissimi in legno. Adesso riattacco di nuovo il jack. Ok, eccomi di nuovo qua tra voi. Però appunto sono delle batterie elettroniche a tutti gli effetti che sembrano acustiche, quindi già portarle in giro eccetera, anche per un live, hanno proprio un piglio visivo diverso. Questa è sicuramente molto bella, cassa da 22, rullante da 14, tom da 11 e timpano da 15. I piatti sono 20, 16 e 14. Allora, andiamo a suonarla, poi vi spiego un po' di cose di questa batteria. Impostiamo sulla centralina completamente touch di questa F-Note 7, mettiamo rocking? No, partiamo dal Great Strokes. Allora, sicuramente questa è una batteria con un suono veramente pazzesco, ve ne faccio sentire subito un altro, magari andiamo un po' più sul roccheggiante, ne avevo beccato uno prima, molto interessante, Maple King. Allora, devo dire che i suoni ovviamente sono bellissimi, perché sono comunque tutti campionati da batterie reali e campionati molto bene. Anche nel momento in cui andiamo a suonare il rullante, noi abbiamo vari suoni per le ghost, per il rimshot, non per il rimshot, eccetera eccetera, quindi veramente campionatura pazzesca. E devo dire, come suonabilità, proprio la batteria come materiali eccetera, è una di quelle che mi è piaciuta di più. Io ho provato praticamente tutte le F-Note e mi piacciono proprio tanto, soprattutto i piatti hanno un materiale molto particolare che si suona veramente benissimo e ha un rimbalzo perfetto. Ovviamente si può stoppare tutto quanto, anche il Charleston, e quindi abbiamo davanti una batteria fighissima. Ovviamente questo è il top di gamma di F-Note, ce ne sono varie, c'è la F-Note 5 anche, che è una batteria con delle misure un po' più piccoline e con, tra l'altro, se non sbaglio, anche un piattino in più, uno splescino in più. Abbiamo la F-Note 3 che è fatta in modo un po' diverso, con i tom più bassi, più da elettronica diciamo tranquillamente, ma comunque sempre con la stessa centralina, quindi i suoni sono sempre una bomba. Vi faccio ancora sentire qualcosina, ad esempio vediamo se c'è qualcosa di più strano. Vintage Power.
fighissima, anche mi viene da stoppare i tom perché mi sembrano veri, cioè anche per quanto riguarda i tom, che di solito sono quelli più difficili dinamicamente da far rendere in una batteria elettronica, questa è perfetta. Bellissima, veramente, non posso stopparla questa, mi viene sempre da stopparla perché veramente, veramente pazzesca. Questa, come vi ho detto, centralina completamente touch. Avete poi ovviamente la possibilità di modificare tutto quanto dal volume all'intonazione di qualsiasi pezzo della batteria. Avete la possibilità ovviamente inserire il click, registrare, ci sono tutte delle parti anche per quanto riguarda il coaching, quindi per lo studio, e dietro la centralina avete tutti i cavi che arrivano ai vari pezzi dell'elettronica. E inoltre potete anche uscire USB per la registrazione fino a 8 tracce e uscire, come sto facendo io in questo caso, con un'uscita LR, cioè left-right, destra-sinistra, e riprendere la batteria così com'è. Tutto sempre gestibile dalla centralina, anche tutte le uscite, con i vari volumi che potete modificare di ogni singolo pezzo. Ultima cosa, prima di passare all'altra batteria, è un paddino in più che non ho menzionato fino adesso, ma è questo pad qua del rullante che vedete di qua, ma probabilmente vedete un po' meglio, anche se un po' nascosto, da quest'altra camera. Questo è il pad del SciStick, quindi è proprio un pad piccolino, sarà una ventina di centimetri, piazzato vicino al rullante, tondeggiante, che voi potete usare come SciStick. Questa cosa mi piace tantissimo di avere il SciStick staccato, perché è uno di quegli aspetti che molto spesso sono un po' difficoltosi se integrati all'interno del pad rullante. Quindi qua, essendo una cosa staccata, ma comunque molto molto vicina al rullante, voi avete la possibilità di utilizzarlo tranquillamente e passare poi al suono del rullante in un secondo, proprio come se fosse una batteria acustica. L'idea di questo padino qua aggiuntivo è la stessa, quindi questo pad qua a me piace veramente 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 tantissimo. Mi tolgo le cuffie perché adesso è il momento di passare alla Roland, quindi smonto tutta questa FNUT qua, monto la Roland, vi dico anche quale tipologia di VAD è e vediamo, facendo un confronto, quale preferisco o cosa preferisco di una, cosa preferisco dell'altra, cosa vorrei cambiare, eccetera eccetera eccetera. Quindi smonto tutto, monto l'altra e arrivo. Ed ecco qua montata la Roland VAD 507. Questa è una batteria completamente diversa da FNUT, perché comunque ha cassa da 20, rullante, due tom timpano, due piatti ride e due piatti crash, ride e charleston. Questa ha un po' di particolarità. Per prima cosa, il modulo è il modulo TD27, quindi un modulo di livello veramente veramente molto 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 alto. Vi ricordo che trovate tutti i link ai prodotti che sto provando qui sotto in descrizione. Questo modulo ha la possibilità di uscire con tutte uscite separate per ogni strumento della batteria, ha la possibilità direttamente di modificare lo strumento, se noi vogliamo suonare un rullante puoi cambiarlo subito, abbiamo il pommellino che ci può servire per cambiarlo, abbiamo il tuning, quindi l'intonazione, abbiamo il muffling, tutto quanto da modulo. Questa è una cosa che mi piace moltissimo, poter utilizzare il modulo subito velocemente, penso ad esempio a un live, ho la possibilità subito di cambiare quello che voglio, uscite separate come vi ho detto e un sacco di cose molto interessanti. Partiamo dai tre pezzi fondamentali di questa batteria, che sono rullante, charleston e ride. Questi non sono collegati alla centralina nel modo solito con il jack, ma in questa batteria sono collegati tramite USB. In questo modo hanno possibilità di avere molti più punti che riprendono il suono, fino a 6 punti che riprendono il suono. In questo modo, metto le cuffie così ve li faccio sentire e magari li sento anch'io, c'è la possibilità di avere il charleston chiuso, mezzo aperto, aperto, apertissimo, eccetera, charleston col pedale. E come potete vedere, doppio piatto per il charleston, quindi non singolo ma doppio, che dà quella sensazione aggiuntiva di suonare un charleston vero, diciamo.
Il Charleston è una bomba. Stessa cosa con Rullante e Ride. Ovviamente anche qua si stoppa tutto, si stoppa in modo che mi piace molto, cioè non si stoppa secco, ma si stoppa in questo modo, che pian pianino va giù, non è super secco. E per il resto, ragazzi, i suoni di questa batteria sono spettacolari. Pazzeschi, veramente pazzeschi. Come avete visto, anche qua abbiamo la possibilità di suonare il rullante, che ha un sacco di possibilità essendo collegato tramite USB. Rimshot, non rimshot, il suono cambia molto. Sidestick, vediamo. Eccolo qua. Sidestick. Allora, il sidestick non è male, mi piace di più quello della F-Note, perché come potete vedere, se non siete perfetti, ogni tanto un po' se lo perde. In realtà forse ho sbagliato semplicemente io all'inizio. Ha anche suoni di sidestick diversi in base a come lo suonate, quindi veramente ottimo. Qui ha preso tutti i sidestick, quindi probabilmente avevo sbagliato io prima. E come suoni possiamo andare dal più normale al meno normale, diciamo, fat brass. Oh, che bello. Bellissimo, veramente molto carino, proviamo ancora uno strano. Rocky Road, però sempre batteria. Kick versus snare. Bellissima, bellissima, e non perde un colpo mai. Veramente un ottimo strumento questo. Vediamo un attimo come funziona. Prendiamo uno strumento normale, vediamo come funziona qui il modulo. Perfetto, super veloce. Tuning. Muffling. Ok, molto bene. Muffling, come al solito, non è in percentuale o numeri, ma ti fa proprio vedere muffling. Prima un tape, quindi un pezzo di scotch, poi due pezzi di scotch, poi sempre di più, finché non ci sono come se aveste delle sordine complete sulla pelle. Quindi, ragazzi, che dire? Allora, oggi ho provato due batterie veramente pazzesche. Queste rompono le scatole? No, le posso mettere qua. Due batterie veramente, veramente pazzesche. Devo dire, Roland è una batteria che porterei ovunque, nel senso, veramente ci farei qualsiasi cosa, e mi è sembrato veramente di suonare un'acustica.
Quindi in realtà tutte e due mi sono sembrate molto belle per quanto riguarda la questione sensibilità. Però di F-Note sicuramente il materiale, soprattutto per quanto riguarda i piatti, che se devo dire mi piace di più di quello di Roland, perché è proprio un materiale morbidino ma non troppo morbido, che dà una sensazione veramente bellissima. Qui abbiamo sicuramente la questione, soprattutto per quanto riguarda Charleston e Ride, sempre parlando di piatti, che sono perfetti, nel senso non perdono un colpo e appunto è come suonare, praticamente è come suonare un'acustica, soprattutto il Charleston, che è sempre quel pad un po' più difficile da far rendere. Ottimo lavoro, Roland, sicuramente. Per quanto riguarda il modulo, mi è piaciuto di più quello di Roland, perché è più veloce, nel senso che è, sembra tra virgolette più vecchio, perché alla fine ha tutti i pomellini, le cose, ma numero uno ha la possibilità di uscire proprio jack con tutti gli strumenti da dare al fonico, in pratica da registrare e poter registrare a tracce separate. F-Note ha questa cosa qua, ma tramite USB. Invece la questione del touch in confronto a questa di Roland non mi ha convinto completamente, cioè provate una dopo l'altra, mi piace molto di più il modulo Roland, che è molto più veloce in confronto al modulo F-Note Touch. Sicuramente queste sono due ottime batterie, quindi vi chiedo qui sotto nei commenti di farmi sapere quale vi è piaciuta di più. Sono due batterie che suonate una vicino all'altra, comunque tutte le volte che le monti, attacchi tutti i vari jack o le varie USB che ci sono, ti metti le cuffie e la inizi a suonare, dici mamma mia che lavoro è stato fatto su questa batteria, perché sono veramente veramente strumenti pazzeschi. Anche di Roland ovviamente ci sono varie possibilità di batteria. Io sto utilizzando la 507, c'è la 506, c'è la 306, c'è la 706 se non sbaglio, quindi vi lascio comunque tutto quello che posso qui sotto in descrizione. Vi ricordo che tutti i link ai prodotti li trovate proprio qui sotto in descrizione. Vi chiedo nei commenti di farmi sapere qual è la vostra batteria preferita tra le due, chi secondo voi ha vinto la sfida. Se devo proprio dire un giudizio finale, anche se molto difficile come giudizio finale, se dovessi proprio scegliere, sceglierei Roland, ma F-Note è proprio subito lì. Solo una questione, solo più che altro questioni tecniche, come vi dicevo, per quanto riguarda il modulo eccetera, ma veramente devo dire due batterie pazzesche. Quindi con questo, ragazzi, io posso finire qua il video. Voglio ringraziare tantissimo Play Music Store qui di Milano per avermi dato la possibilità di rompergli le scatole venendo qua a montare le batterie, le camere, tutto quanto, e provare quello che voglio. Quindi veramente grazie mille Play Music Store. Trovate tutti i link dei negozi qui di Milano e di Roma sotto in descrizione. E con questo, ragazzi, io vi saluto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito gastrobrands.it se volete informazioni varie sui corsi, eccetera. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!